Desideravo conoscerla e ringraziarla personalmente dei libri che mi manda. Grazie. Quel romanzo di Rousseau mi ha entusiasmato. Per le bellezze dell'animo che vi sono descritte, per le virtù. Sono contento. I passi che lei ha sottolineato sono tra i più belli. Però anche tra i più tristi. Sì, so riconoscere l'infelicità. Ne ho una certa esperienza. Lei sa che Rousseau, così virtuoso nei suoi libri, ha lasciato esporre ben 5 suoi figli alla ruota dei trovatelli a Parigi? È vero che mio cugino mi ha accusata con lei di essere una lettrice smodata? Non è così? Ha detto che legge con metodo, con passione. Leggo per dimenticarmi, per conoscere quali sono le gioie che il mondo dispensa ai felici. Tutto quello che posso fare è fuggire la realtà, fingermi altre esistenze, sognare molto. Per capire il bisogno che ho di attenermi a queste regole, basta guardarmi, capitano. Sono pazza a trascinarla in questi discorsi. No. Anche se capisco che con una come me si può camminare impunemente sulle chine più sdrucciolevoli. Ha già visitato il castello? C'è un castello? Lei è qui da molti giorni, ma ha camminato a occhi chiusi. O anche lei sogna.